Noi sappiamo e vogliamo che il Signore ci stupisca, perché Lui fa sì che esistano missionari ordinari, feriali, popolari, semplici e vivi, umili e gioiosi, ovunque. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Testimoni di carità. Ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Annuncia Cristo, nostra speranza. Non sono né il migliore né un eroe. Io ho semplicemente detto di sì perché in Brasile ci sono già stato, il Brasile mi piace e l'idea di andare ad annunciare il Vangelo dall'altra parte del mondo fondamentalmente ce l'ho sempre avuta un po' dentro. Ma la cosa secondo me importante è che ci togliamo, lo diceva anche il Vescovo, ci togliamo dalla testa che i missionari, chi parla, sono degli eroi, perché siamo tutti missionari. Vieni e regna su di noi, nel tuo amore. Ben ritrovati anche questa settimana, giorno del Signore, aperto oggi dalle immagini della veglia missionaria di sabato scorso in cattedrale, nella quale il Vescovo ha conferito il mandato a Don Davide Ferretti in partenza per il Brasile. Ora salutiamo invece gli ospiti che abbiamo oggi con noi in studio, Don Antonio Mascaretti, economo diocesano, benvenuto, e accanto a lui Rossana Visigalli, membro del Consiglio Economico Diocesano, ma anche impegnata proprio per gli affari economici della propria parrocchia, giusto? Sì, buonasera. Ecco, con loro in questa puntata vorremmo un po' parlare della vita della diocesi, ma sotto un punto di vista un po' particolare. Quello infatti legato all'economia, ai soldi. Sono state infatti pubblicate online nei giorni scorsi il bilancio della diocesi. Una scelta davvero innovativa, Don Antonio, come mai? Su indicazione del Vescovo si è voluto seguire il principio della trasparenza, dell'utilizzo delle risorse, questo come dovere nei confronti dei fedeli, delle nostre comunità, ma anche per un dovere di conoscenza da parte delle comunità stesse nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse. Ecco, una cosa che forse sarebbe bello che facessero anche le nostre parrocchie. Signor Visigalli, lei cosa ne pensa? Sì, pubblicare il resoconto amministrativo della propria parrocchia è importante per tre ragioni. Primo, perché assicura una trasparenza, come ha già detto Don Antonio, quindi non c'è nulla da nascondere. Secondo, rende ragione dell'utilizzo delle offerte dei fedeli che hanno diritto di sapere dove vanno a finire i loro soldi. E terzo, garantisce anche una gestione ordinata dei beni di proprietà della parrocchia e consente anche magari di fare qualche progetto, valutare quale spesa sia meglio fare piuttosto di un'altra. E allora iniziamo a sfogliare insieme questo corposo documento, ci facciamo aiutare per questo da Margherita. Ciao, ben ritrovata anche questa settimana. Salve allora, a tutti. Cosa, come è strutturato questo documento? Allora, possiamo dire che si tratta di un testo corposo, infarcito di molti numeri, quindi è un po' difficile illustrarlo in poche parole, però possiamo dire che è suddiviso in sei capitoli. Il primo capitolo riguarda le spese delle attività di tutti gli uffici pastorali della nostra diocesi, mentre il secondo capitolo è una analisi complessiva della situazione delle parrocchie. Il terzo capitolo è il bilancio di alcuni enti diocesani, come per esempio la Caritas, Fondazione Oratori, oppure Santuario di Caravaggio, mentre il quarto capitolo è la distribuzione dei contributi CEI derivati dall'8 per mille. Il quinto capitolo è la gestione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, che è la struttura appunto che assicura gli stipendi dei nostri sacerdoti. E infine il sesto capitolo, che è un'interessante novità, il Fondo di Solidarietà tra le Parrocchie. E per la nostra chiacchierata allora iniziamo proprio parlando di parrocchie. Don Antonio, qual è la situazione un po' sul territorio?
situazione variegata, anche se in generale è una situazione abbastanza preoccupante, perché deriviamo da una storia che ci ha consegnato innumerevoli immobili, sia chiese, oratori, case parrocchiali. E oggi come oggi non sempre siamo in grado di garantire l'utilizzo di queste strutture. Molte parrocchie sono indebitate proprio per le ristrutturazioni, pensiamo delle chiese, ma anche per dare una nuova funzionalità agli spazi pastorali come le case parrocchiali o gli oratori stessi. Ecco, signor Visigalli, mi immagino che poi la situazione diventi anche più complicata nelle piccole realtà. Appena c'è un imprevisto, cosa succede? Ecco, come affrontarlo? Se l'imprevisto è di grosse dimensioni, parliamo di qualche centinaio di migliaia di euro, la piccola parrocchia lo affronta molto spesso attraverso l'apertura di un mutuo e poi magari anche chiedendo un contributo alla diocesi attraverso l'8 per mille. Ecco, allora, a proposito di lavori nelle parrocchie, noi siamo andati a Celladati a intervistare il parroco in servizio. Come vedete, c'è aperto questo grande cantiere nella nostra chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta in Celladati. Te voglio sottolineare e ringraziare la buona volontà della nostra popolazione, dei nostri fedeli, i quali in ogni modo cercano di tenere belle, pulite, ordinate le nostre chiese e le nostre strutture parrocchiali. Però dall'altra parte voglio sottolineare la fatica. Questi sono paesi di poche centinaia di abitanti e quando ci si trova con tante strutture da mettere a posto, le risorse economiche sono veramente poche. La gente ci mette tanta buona volontà, ma la fatica, quando bisogna sostenere un'opera del genere, è davvero sempre tanta. I problemi sono tanti, le risorse sono poche, lo accennava già prima Margherita, novità di quest'anno, il fondo di solidarietà tra le parrocchie. Don Antonio, di che cosa si tratta? Si tratta appunto di una novità che la diocesi ha deciso di stabilire. È un fondo costituito dalle tassazioni sulle alienazioni che le parrocchie appunto devono sostenere quando hanno dei beni che devono appunto alienare. Questo fondo verrà poi distribuito a seconda delle esigenze e in una maniera proporzionata alla parrocchia e appunto agli interventi che verranno messi in essere, un fondo che costituisce un prestito, molto semplicemente, che verrà restituito nei tempi e nelle modalità proporzionate alle capacità delle parrocchie. E hanno già iniziato ad aderire le parrocchie? È già stato utilizzato per una parrocchia che aveva bisogno di liquidità nell'immediato, è stato fatto un prestito nel brevissimo periodo e questo ha permesso alla parrocchia di non accedere al credito, sia nella forma del mutuo oppure nella forma di un fido. Grazie, andiamo avanti nella nostra puntata. Margherita, ci aiuti tu con un altro stimolo? Certo, allora possiamo aprire un altro capitolo del rendiconto economico diocesano, quello riguardante la destinazione dei fondi dell'8 per mille. Abbiamo fatto proprio questa domanda ad alcuni passanti per le vie di Cremona. Ascoltiamoli. Beh, l'8 per mille credo che venga utilizzato per diverse finalità. Per mantenere i sacerdoti. Penso che vada direttamente alla Chiesa, in Vaticano. Non me lo sono mai domandato. Ma io spero che lo utilizzi per le spese interne della diocesi. Allora, ad esempio, dentro la Chiesa, qua dentro, dentro il Duomo, c'è l'offerta per l'illuminazione della Chiesa. Quindi magari sono per i lavori dentro le chiese, che ci sta perché sono delle opere d'arte da mantenere, quindi va bene. Beh, si spera che lo utilizzi a fin di bene, insomma. Okay. Credo che qualcosa vada nella direzione del culto, nel garantire il culto, nella tutela anche del patrimonio culturale di cui la Chiesa in qualche modo è garante e responsabile, e so che viene utilizzato anche per servizi ai bisognosi, quindi sostegno alla povertà.
Io non lo do l'8 per mille alla chiesa, ma perché posso darlo magari a qualcosa di un po' più caritatevole, cioè che non c'è qualcosa di più caritatevole della chiesa senza lui, però vabbè. E l'8 per mille penso sia utilizzato, mi viene in mente la Caritas. Anche per degli aiuti, però non lo so, dipende quanto sia ricca questo 8 per mille che va alle varie parrocchie. Insomma. La Chiesa Cattolica ne fa un buon utilizzo nei limiti che le spettano, nei suoi interessi e negli interessi della comunità cristiana nel mondo e in Italia soprattutto. Beh, mi pare ci sia qualche incertezza, quindi mi piacerebbe, se c'è tempo, accostare a queste voci uno degli spot che motiva la destinazione dei fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica e poi magari possiamo commentare con i nostri ospiti. Certo, certo. C'è un paese che sa ancora provare meraviglia, che riconosce la bellezza nascosta, è bella! Che difende quella dimenticata, che accoglie gli sconfitti con gli onori di un vincitore. E offre a chi ha perso tutto una nuova, fragile e coraggiosa possibilità. Ci entri una volta e ne sei parte per sempre. È l'Italia dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. È il paese dei progetti realizzati. Don Antonio, l'abbiamo sentito dalle voci così raccolte in città, non c'è molta chiarezza. No, speriamo che questa pubblicazione possa contribuire a creare maggior chiarezza, davvero. E l'8 per mille è sicuramente una parte importante anche nel bilancio. È una parte fondamentale della vita della diocesi, sia nell'aspetto del culto, sia nell'aspetto della carità. I nostri progetti più grandi sono finanziati, sono resi possibili proprio dai fondi dell'8 per mille. Signora Rossana, andiamo un po' dall'altra parte, guardando a chi deve mettere la firma. Davvero allora ognuno può fare la differenza? Sì, certamente. Purtroppo però anche a livello parrocchiale non c'è molta pubblicità sul significato, sulla destinazione dell'8 per mille. Questo è un po' carente. Però certamente, come diceva Don Antonio, senza l'8 per mille le diocesi potrebbero anche chiudere i battenti. Margherita, torniamo a te, andiamo avanti un po' a guardare nel bilancio diocesano. Certo, allora il resoconto pubblicato appunto illustra quanto costa l'attività pastorale nella Chiesa diocesana. Abbiamo chiesto ad alcuni responsabili come vengano utilizzate le risorse in scuola cattolica, ma anche in pastorale giovanile, carità e comunicazione. Ascoltiamo le risposte. I fondi della diocesi nell'area e nel mondo della scuola vengono utilizzati per dar forma a un progetto educativo, scolastico, didattico, il più possibile trasversale e che possa legare dai bambini, le famiglie, gli insegnanti che lavorano nella materna fino addirittura al liceo. È un percorso che noi immaginiamo che possa seguire, provo a usare 4 volte la lettera C, cioè che sia un percorso che riprende il valore della cultura, un percorso che aiuti a costruire una casa comune per gli insegnanti, le famiglie, gli alunni, tutti quelli che incrociano l'esperienza della scuola, ma sia anche un percorso che ci dia occasione di cura reciproca per sostenerci in questa esperienza educativa che è impegnativa e molto bella. E l'ultima volta uso la lettera C per dire: è un percorso che è possibile solo se insieme facciamo comunità, cioè se riusciamo insieme a mettere al centro l'insegnamento del Vangelo per far crescere i più piccoli, crescere anche noi adulti. Per quanto riguarda la Federazione Oratori e la lunga e bella storia, tradizione di interazione pastorale, le risorse vengono destinate fondamentalmente per il funzionamento dell'ufficio, per i nostri dipendenti che svolgono una funzione di consulenza e accompagnamento e poi per tutte quelle diverse azioni a supporto delle parrocchie, delle zone, della diocesi stessa che vedete nel calendario annuale, dalla Veglia delle Palme all'incontro dei Cresimandi fino alla grande questione, grande capitolo della proposta dell'oratorio estivo. Da quest'anno poi c'è una novità che forse sicuramente sapete, è il Fondo Diocesano a sostegno degli educatori professionali inseriti in oratorio. Un mondo che si muove proprio a servizio delle parrocchie perché la pastorale giovanile abbia anche a poter contare su alcune risorse che sono un piccolo grande capitolo di spesa e un investimento per il futuro.
fondi che Caritas riceve vengono utilizzati soprattutto per il sostegno nei confronti delle famiglie, delle persone in situazioni di difficoltà che costantemente si presentano ai nostri servizi. Anche lo scorso anno ci sono state oltre 120 nuove situazioni di famiglie che insieme alle parrocchie, insieme al territorio, con il coinvolgimento anche dei servizi sociali, cerchiamo di sostenere nei momenti di maggiore difficoltà. Non bisogna dimenticare che la realtà Caritas comprende anche, attraverso la gestione della cooperativa Servizi per l'Accoglienza, numerose opere segno presenti sul territorio. I fondi dell'8 per 1000 della diocesi vengono utilizzate anche naturalmente per il mantenimento e per la gestione di queste strutture che sono rivolte naturalmente per minori, per donne, per persone con gravi situazioni di salute, e i fondi servono naturalmente per il buon funzionamento e per venire incontro alle necessità di tutte queste persone assistite. Credo non sia una novità per la Chiesa l'impegno ad essere presente nel contesto pubblico per prendere la parola sui fatti della vita della gente, non solo per annunciare il Vangelo, la sua primaria missione, ma anche per formare le coscienze, per essere presente nei processi di trasformazione. Ecco, oggi la comunicazione tutti sappiamo essere il canale privilegiato che attraversa la vita delle persone, delle comunità cristiane, dell'intera identità nazionale, ed è per questo che anche la nostra Chiesa investe le sue energie, anche energie, risorse economiche, per parlare con i linguaggi della gente, per avere la possibilità di partecipare al dibattito pubblico. Credo che questo sia una motivazione eminentemente pastorale. Forse è questo che il nostro tempo ci chiede per essere presenti come cristiani nell'oggi che Dio ci affida. Davvero un grande impegno pastorale, abbiamo visto solamente alcuni degli ambiti, le risorse necessarie sono tante e non c'è solo l'8 per 1000. Certo, volevo sottolineare come la scuola, le scuole cattoliche ricevono i contributi non dall'8 per 1000 ma dalle risorse diocesane. Però d'altro canto l'8 per 1000 finanzia altri settori, sono in modo particolare i restauri, interventi sui beni culturali. E poi c'è tutto il settore dell'8 per 1000 riguardo la remunerazione dei sacerdoti. Ecco, proprio sullo stipendio dei sacerdoti, per sfatare un po' qualche mito e anche delle fake news, abbiamo voluto così in modo un po' simpatico chiedere a sempre tra le vie di Cremona quanto prende di stipendio un sacerdote. Bella domanda. 1500 euro. Non credo che guadagni moltissimo, guadagnerà poco più di un operaio. Non so neanche se avrà uno stipendio, però penso sui 1000 euro. Non ho più pari idea, sarà 700 euro al mese? Non so, sui 1000 euro al mese? Penso intorno, forse intorno ai 1200 euro al mese, non so. Non ho un'idea precisa, ma... 1800. Ma perché tu hai già controllato? No, secondo me 1800. Ma un prete potrebbe guadagnare verso i 1000 euro al mese, non di più. Ma dipende dal lavoro che fa, nel senso che se insegna ha un certo tipo di guadagno, se non insegna sicuramente meno. Non ne ho veramente idea, non ne ho veramente la più pallida idea. Non lo so, 1500 euro al mese? Ipotizzo uno stipendio di un professore di una scuola superiore. Secondo me guadagna troppo. Allora, Don Antonio, guadagnate troppo? Penso proprio di no. Qualcuno ci è andato vicino, qualcuno proprio ha sbagliato completamente. Siamo sui 1000-1100. L'ente che si occupa di questo è l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Siamo andati a intervistare il presidente. Lo scopo degli istituti diocesani è proprio quello di amministrare al meglio il patrimonio che è sostanzialmente formato da proprietà di terreni e di fabbricati,
il cui reddito serve per concorrere al sostentamento dei sacerdoti. La revisione concordataria ha portato a una perequazione di queste risorse rispetto al passato, dove vi erano i benefici parrocchiali che costituivano una fonte di sperequazione per certi versi, perché vi erano parrocchie che erano dotate di benefici consistenti, quindi c'erano parroci che potevano godere, ecco, di una garanzia economica maggiore rispetto a parrocchie sulle quali invece era molto scarsa questa dotazione. Ecco, il sistema, la revisione concordataria ha portato a far sì che i benefici, che ora noi chiamiamo ex benefici, questi patrimoni più o meno consistenti, sono confluiti in ogni singola diocesi negli istituti diocesani. La voce che concorre a determinare questo segno ai sacerdoti non viene solo e soltanto dall'amministrazione di questi patrimoni. Abbiamo il secondo canale, che è quello delle offerte liberali, purtroppo poco utilizzato e sentito anche dalla comunità ecclesiale, dai fedeli. E poi un pilastro invece importante è quella parte delle erogazioni date dall'8 per mille, dalla sottoscrizione nella denuncia dei redditi dei cittadini. Dunque, per voler sintetizzare, possiamo dire che più l'istituto riesce ad amministrare in maniera oculata e redditizia il patrimonio delle parrocchie della diocesi, più rimangono a disposizione risorse dell'8 per mille per la carità e per le attività pastorali. Perfetto, ha detto esattamente quello che è il senso dello spirito anche della legge. Se si amministra bene il patrimonio e lo si fa rendere al meglio, ovviamente le attività caritative e pastorali dell'8 per mille ne hanno un beneficio. Ecco. E ora, come ogni settimana, ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, del Vangelo. È infatti proprio la parola che dà il senso all'impegno dei cristiani tra le realtà del mondo. Ci accompagna, come sempre, Don Marco D'Agostino. La parabola che Gesù ci racconta nel Vangelo di questa domenica è forse una delle parabole più famose e anche una delle parabole che ci fanno riflettere maggiormente. È difficile che Gesù dica e dichiari l'intenzione per cui racconta la parabola, ma qui, nel capitolo 18 del Vangelo di Luca, lo dichiara apertamente. La racconta per coloro che si credono giusti, hanno l'intima presunzione di esserlo e disprezzano gli altri. Un fariseo e un pubblicano salgono al tempio per pregare. L'intenzione è buona, tutti e due gli uomini, nonostante conducano una vita diversa, il fariseo cerca di mantenersi fedele alla tradizione della legge di Mosè, il pubblicano invece è colui che per scelta si allontana, riscuotendo le tasse, toccando del denaro che poi nella maggior parte andrà all'impero romano. Tutti e due pregano, ma la loro preghiera è molto diversa. Il fariseo guarda se stesso, dice quello che fa, non ascolta quello che Dio dice, non ascolta quello che Dio ha fatto, ma tutta la sua concentrazione è puntata su se stesso. Un occhio su di lui, un occhio dietro in fondo al tempio dove c'è il pubblicano per disprezzarlo, ma nessun occhio e nessun cuore a Dio. In fondo al tempio c'è il pubblicano. Nel suo peccato e nella sua lontananza, egli formula con il cuore, con la vita, una delle più belle preghiere. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. È la preghiera che diciamo in ogni Eucaristia, è la preghiera che forse possiamo usare anche durante la nostra vita. Rivolgerci a Dio, sapere che nelle sue mani è la nostra vita, affidarla e chiedere perdono per quello che non siamo stati. Il suo bene e la sua salvezza sono sempre più grandi del nostro peccato. E
ci avviamo così in conclusione della nostra trasmissione in questa ultima puntata di ottobre, mese missionario. Allora, vogliamo lasciare ancora la parola alle missioni, dando la voce a padre Vittorio Bongiovanni, un missionario saveriano che ci racconta della sua esperienza, in particolare nel dialogo interreligioso. A Casalmaggiore, nel contesto del mese missionario, il padre saveriano Vittorio Bongiovanni, da 44 anni in Sierra Leone, è stato recentemente invitato a raccontare la sua esperienza di dialogo con l'Islam. Oggi dirige una cinquantina di scuole, frequentate indistintamente da cristiani e musulmani, nel rispetto dell'identità di ciascuno. Cristiani e musulmani siamo uniti nella diversità, accettando la dignità di ciascuno, rispettandoci, come ci dice il Papa Francesco, che a noi che lavoriamo in mezzo ai musulmani ci ha dato un grande aiuto, ci ha aiutato ad entrare in dialogo con i musulmani. Nel suo lavoro padre Bongiovanni si trova ad affrontare anche la delicata formazione di giovani famiglie di differenti tradizioni religiose. Noi, quando vogliamo fare un matrimonio misto, andiamo molto molto adagio. Dobbiamo prima conoscere chi è quello che è musulmano e conoscere la sua famiglia, perché molti matrimoni tra cristiani e musulmani falliscono. In Italia, secondo le statistiche, il 73% dei matrimoni tra cristiani e musulmani hanno fallito. In questi matrimoni ci vuole tanta prudenza, e il Papa ci dice dialogo. La sfida dell'incontro con le differenze di credo e di cultura rappresenta una frontiera avanzata dell'evangelizzazione, che in Sierra Leone si confronta in un contesto fatto di moderazione e rispetto reciproco. Il dialogo religioso è possibile, ma va fatto con una intelligenza, non con tanta superficialità, no, con intelligenza. Io vado in missione, ma non a riempire delle bottiglie vuote, io le vado a stappare e tirare fuori il bene, quello che c'è meraviglioso in ogni persona, e c'è in tutte le persone. Ecco che allora con la pazienza, con l'amore e con l'intelligenza si può fare un dialogo. E il tempo dunque anche per questa settimana se ne è già andato. Salutiamo dunque i nostri ospiti, grazie per essere intervenuti. Diamo la parola però ancora a Margherita per qualche avviso magari da segnare in agenda. Certo. Mercoledì 30 ottobre alle ore 11 presso la Blamagna degli Istoriani di Cremona, il presidente di Libera contro le mafie, Don Luigi Ciotti, incontra gli studenti intervenendo sul tema educare alla responsabilità per un presente di cittadinanza. Inoltre, l'inizio del prossimo mese ci offre due importanti ricorrenze che radunano famiglie e comunità cristiane. Venerdì 1 novembre, la solennità di tutti i santi, e il giorno seguente, sabato 2 novembre, la commemorazione dei fedeli defunti. E infine, domenica 3 novembre, la giornata diocesana del quotidiano Avvenire, con la distribuzione straordinaria nelle parrocchie del territorio. Ed è tutto. Grazie Margherita. Ed è proprio tutto, una buona domenica a tutti voi, arrivederci alla prossima settimana.